Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia, nell'ambito dell'operazione denominata Nanche, hanno sequestrato preventivamente somme di denaro per centinaia di migliaia di euro, appartenente a una società cooperativa. Il sequestro è stato effettuato a seguito della contestazione da parte della Procura della Repubblica di Perugia del mancato versamento di ritenute fiscali. Nello specifico, i militari della Tenenza di Assisi hanno scoperto che la cooperativa, nei cui confronti erano state già svolte indagini per truffa ai danni dello Stato, aveva effettuato le ritenute sulla busta paga dei propri dipendenti e collaboratori senza però versarle all'erario. Visto il rilevante ammontare delle somme indebitamente trattenute, si parla di più di 850.000 euro, l'autorità giudiziaria ha ritenuto esistessero gli elementi costitutivi del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e ha ottenuto l'emissione da parte del GIP di un provvedimento di sequestro per un valore pari al mancato versamento, poi ridotto in sede di riesame a circa 450.000 euro. Superano quota 20.000 i guariti dal Covid in Umbria dall'inizio della pandemia. Oggi 20.238, 500 in più rispetto a ieri, con un vero e proprio balzo in avanti. Secondo l'aggiornamento quotidiano della regione, i nuovi positivi sono 219, 25.834 in totale e 9 le vittime registrate, 507 in tutto, con 5.089 attualmente positivi, 290 in meno rispetto a ieri. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 3.527. 450.723 in totale, con un tasso di positività del 6,2%, il leggero rialzo rispetto a 4,7% di ieri. Ancora sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati, 368, 2 più di ieri, 54 meno 1 in terapia intensiva. Il prossimo sarà un Natale molto particolare, ma non più triste, così il cardinale Gualtiero Bassetti in un messaggio alla comunità diocesana. Per il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Perugia Città della Pieve, è con meno luci, con meno alberi, con meno presepi, con meno pranzi, con meno festa, ma questo il Signore lo permette perché diventi più trepida la nostra attesa. Avvento, ha sottolineato ancora il cardinal Bassetti, vuol dire Gesù che viene, e se Lui viene non possiamo stare fermi. Nella condizione in cui ci troviamo dobbiamo andare incontro con amore, perché Lui è la luce che illumina il mondo, Lui viene a salvarci. Natale è andare incontro a Gesù, mettendo la nostra vita nelle sue mani. Mi sono ritrovato catapultato in una situazione nuova, fatta anche di sofferenza. Ho riletto la mia vita, ho pregato per la mia gente di Spoleto Norcia, ho pensato a come sarà l'ora della mia morte. A scriverlo è l'arcivescovo e presidente della Conferenza Episcopale Umbra, Monsignor Renato Boccardo, in una lettera inviata a una coppia di amici raccontando i giorni del ricovero per Covid presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il primo pensiero che mi ha accompagnato, ha spiegato il presule, è stato di condividere con tanti miei diocesani l'esperienza della malattia e della precarietà. Ho pensato a tutti coloro che si trovano in un letto di ospedale, ai loro familiari lontani, a quanti li curano con dedizione e competenza, a quanti affrontano il passaggio vitale della morte soli con se stessi, senza il conforto di una presenza e di una mano amica. Nel silenzio e nella solitudine ho avuto il tempo di percorrere con il pensiero, con i grani del rosario, tutte le strade della diocesi, compiendo un autentico pellegrinaggio alle diverse comunità, quasi una visita pastorale virtuale. Sono entrato anzitutto nelle case dei miei preti, immaginando i loro momenti di solitudine e di fatica, ma anche di dialogo silenzioso e fecondo con il Signore e di presenza amica presso la gente. Secondo quanto si apprende da autorevoli organi di informazioni, il governo, tornando sui propri passi, avrebbe aperto una riflessione sulla possibilità di concedere gli spostamenti tra comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Esprimo soddisfazione perché se le autorizzazioni venissero confermate si andrebbe verso la direzione che auspicavo nei giorni scorsi, quando attraverso un appello mi ero battuto sulla questione insieme a numerosi sindaci e amministratori regionali. Lo dichiara il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, che sull'argomento aveva anticipato nei giorni scorsi la presentazione di una mozione. Questa libertà di movimento non deve suonare in alcun modo come una tana liberi tutti, poiché, spiega Squarta, non possiamo permetterci una terza ondata di contagi da coronavirus. Dal punto di vista sanitario avrebbe effetti catastrofici. Concordo dunque con questo ipotizzato dietro front del governo, in quanto con le precedenti norme troppe persone nell'Umbria, che conta ben 92 comuni, sarebbero state costrette a trascorrere completamente da soli i giorni di festa. Ora più che mai però dobbiamo impegnarci a rispettare le regole, limitando il più possibile le visite e gli incontri
anche familiari nel periodo natalizio. Una terza ondata di contagi è quanto di peggiore potrebbe capitare al nostro paese e rappresenta un rischio da scongiurare con tutte le nostre forze. Il prorettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Dianella Gambini, ha convocato lunedì 14 dicembre un'adunanza straordinaria del Consiglio di Amministrazione sulle problematiche correlate alla esecuzione dell'ordinanza interdittiva riguardante la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio della rettrice Giuliana Grego Bolli e del direttore generale Simone Olivieri e l'assunzione da parte di tale organo interno di determinazioni in merito. I due sono stati coinvolti nell'indagine sull'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez. L'Ateneo ha reso noto che, data la gravità della situazione, è stata invitata ad essere presente all'adunanza l'Avvocatura Distrettuale di Stato. Sono stati inoltre invitati a presenziare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio di Amministrazione. Già ieri il Senato accademico aveva auspicato per i destinatari delle misure interdittive un passo indietro, quale atto di responsabilità al fine di agevolare un rapido avvicendamento della governance nel superiore interesse della istituzione. Lo stesso Consiglio di Amministrazione aveva sollecitato al Direttore Generale di valutare quale atto di responsabilità l'opportunità di rendere tempestivamente le dimissioni dall'incarico nel superiore interesse dell'istituzione. Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, intervenendo sul maltempo che sta colpendo anche l'Umbria, punta il dito sulla giunta regionale dell'Umbria, poiché dopo sei mesi dall'alluvione dello scorso 8 giugno che ha colpito Amelia, Avigliano, Montecastrilli, Acquasparta, non è stato ancora riconosciuto lo stato di emergenza e mentre aspettiamo siamo già di fronte ad una nuova alluvione, dice. Per De Luca, invece di stanziare risorse ingenti sulla prevenzione di concerto con quelli del governo, la regione ha fatto l'elemosina 500.000 euro che non bastano a coprire i danni della sola Avigliano Umbro. Vedete la nostra ospite, lei è Gaia Corrieri. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi con il consigliere portavoce del Movimento 5 Stelle della questione dell'alluvione dell'area del Ternano. Oggi ci siamo tornati perché la signora Corrieri ci ha inviato un suo comunicato. Grazie per essere intervenuta, buongiorno. Buongiorno. Allora signora, che cosa sta accadendo? Vi siete organizzati in un vero e proprio comitato, ci racconti un po'? Sì. Allora, l'8 giugno, quando abbiamo avuto 2 metri di acqua che hanno invaso e travolto con una violenza tale da scardinare porte, da portare via materiale, macchinari, delle aziende che lavorano nella zona artigianale, nelle zone artigianali dei comuni colpiti da Acquasparta d'Amelia, in particolare mi riferisco alla zona industriale di Avigliano Umbro, che è la zona Arena, e alla zona industriale di Montecastrilli, che è la frazione di Castel dell'Aquila, ci siamo costituiti in un comitato perché sono stati 2 metri di acqua e fango che hanno completamente devastato privati, aziende e artigiani e agricoltori. Quindi siamo stati colpiti veramente in maniera catastrofica. E abbiamo deciso di costituirci comitato per unirci. In quanti siete? Siamo una trentina di persone, dico così, fra aziende e privati. Sì. E quindi? Sì. E quindi abbiamo deciso, insomma, di unirci in un'unica voce per provare a fare degli interventi comuni senza che ognuno prendesse la sua strada, perché ecco, noi crediamo che nell'unione c'è la forza. In questi eventi e a distanza in 6 mesi noi abbiamo, tante sono state le passerelle delle autorità, quindi parlo di comuni, di provincia, del consorzio Tevere Nera, e tante sono state le promesse, le chiacchiere che purtroppo in 6 mesi non si sono minimamente realizzate. Che cosa vi avevano promesso, signora? È un rimborso, un risarcimento danni, un aiuto, degli interventi sostanziali. Adesso è chiaro che appena l'alluvione dell'8 giugno, quindi dove ovviamente i danni erano enormi, per esempio il Consorzio Tevere Nera o i comuni sono intervenuti immediatamente per quanto riguarda la riparazione delle strade che si erano rese isolate, ma anche la pulizia dei fossi e hanno allargato gli argini, devo dire, in maniera sostanziale. Ma abbiamo visto che questi interventi non sono sufficienti. Perché? Perché il fosso non è uno. Attraversando 6 comuni sono vari, nei quali i fossi
poi confluiscono dei piccoli affluenti. Bisognerebbe intervenire anche sugli affluenti. Infatti, sono... Sì, no, no, prego, no, no, prego, prego. Penso ci stava arrivando. Sì, sono proprio gli affluenti che in questa seconda esondazione hanno creato problemi. Certo. Perché? Perché il fosso si è riempito, i fossi principali, parliamo così, perché poi in realtà non hanno un vero e proprio nome. Quindi i fossi principali si sono riempiti, quelli, gli affluenti che dovrebbero incanalare sui fossi più grandi, diciamo, non hanno... Sì, sui fossi principali, non hanno avuto uno scavo fatto probabilmente in maniera adeguata e quindi hanno cominciato ad esondare. Sì, questo per il brutto vizio che abbiamo noi esseri umani di voler dominare la natura, mentre invece dovremmo cercare di agevolarne la vita. E adesso che cosa serve? Infelice sintesi. Allora, cosa serve? Noi chiediamo questo, chiediamo una manutenzione sicuramente... mensile, perché? Perché ci siamo resi conto che queste piogge sono degli eventi climatici, quindi probabilmente è un evento ovviamente superiore a ciascuno di noi e anche a ciascuna autorità, però purtroppo negli ultimi anni si verifica così, l'ultima esondazione che avevamo avuto era stata nel 2012. Adesso invece con, è più frequente, lei dice. Con sessa, ce l'abbiamo riavuta nel 2020. Certo, ogni 100 anni hanno detto che più o meno si verifica una portata di 2 metri d'acqua e di grazia che non è morto nessuno. Come sempre accade, segretario, in questi casi servono soldi, però insomma quanti soldi servono? Certo. Quanti soldi noi per l'8 giugno abbiamo calcolato proprio milioni, perché ognuno di noi varia tra i 50 e i 100.000 euro di danni, perché sono attività artigianali, quindi si sono viste portate via macchinari, che non parliamo però di acqua, parliamo di limo, acqua e fango, che è ancora peggio. Il limo è un materiale fatto di fango e diciamo corcizia, no? È certo, che rovina e corrode i materiali e, e i macchinari che sono fondamentali per la produzione, insomma, di l'attività economica di queste aziende. Lei dove si trova in questo momento? Cioè, qual è il luogo preciso? Perché è molto ampio, no? È molto ampio. Allora, torno da San Bucetole. San Bucetole è la zona, le strade secondarie verso Amelia. Sì. E anche lì, ripeto, sono tutti lì parliamo del Rio Grande, anche, che è sicuramente uno dei fossi più conosciuti. Ecco, però parliamo proprio di strade secondarie che conducono da San Bucetole ad Amelia, dove una casa è rimasta isolata. E quindi siamo andati proprio chiamati, perché queste persone fanno parte del comitato, ci hanno mandato le foto, i video appena saputo, e poi nella zona secondaria di Castel dell'Aquila, dove ci sono gli affluenti che hanno fatto, quindi vocabolo pantane, che hanno fatto proprio, mi dispiace dirlo, un pantano nel vero senso della parola. Un gioco di parole, ecco. Poco felice, chiaro. Sì, no, infatti poco senta, felice. Senta, sì. Senta, sì. Lei si trova ora dove? È sulla zona sulla strada che da San Bucetole conduce a Castel dell'Aquila. Sto rientrando a Castel dell'Aquila, dove è l'abitazione. Lei pur essendo segretario del comitato, si espone come privato cittadino o perché ha un'impresa? No, come privato cittadino. Mm-hmm. Io come privato cittadino, perché è stata colpita, insomma, la casa dei miei genitori, diciamo così, perché non è di proprietà mia, quindi dei miei genitori, in particolar modo l'attività della mamma. Mamma era stilista e sarta, mm-hmm. Aveva un'azienda di alta moda, quindi lavorava con le ditte, le alte firme di Roma, soprattutto negli abiti da sposa. Quindi noi abbiamo riportato un sacco di danni. Mamma aveva dismesso l'attività 5 anni fa, perché dopo 4 alluvioni, la quarta è stata quest'anno, dopo 3 alluvioni che ci siamo dovute sempre sorbire noi le spese di tessuti, ma parliamo di tessuti di alta moda, quindi 100% seta, 100%, e tutto quello che ne deriva, quindi parliamo di materiale costoso, ce lo siamo sempre dovuto smaltire e ripagare da solo, mai abbiamo visto un aiuto né un intervento.
Quest'anno è andata male perché purtroppo si è verificato questo fenomeno eccezionale, per cui non siamo stati colpiti solo noi, ma una ventina di aziende, e quindi i danni sono enormi. L'ultima battuta che le faccio: quanti sono quelli che non, se ci sono, quelli che non hanno riaperto a causa di questo? Allora, quelli che non hanno riaperto causa questi sono una decina di aziende. Ho capito. E attività private. Bene. Sì, perché alcuni lavorano, magari attività private, parlo di, non so, conferenze, seminari che organizzano perché sono professori, insegnanti, proprio nella loro, no? Hanno dei laboratori, così non hanno potuto riaccedere perché la strada, cioè non hanno potuto riaprire perché le strade sono ancora inaccessibili. Allora, signora segretario, anzi, abbiamo avviato questa finestra, la tenga, la consideri sempre aperta a disposizione. Grazie mille, davvero, grazie. Ci tenga aggiornati su quelli che saranno gli sviluppi, perché sicuramente ora con noi, sì, noi ci appelliamo anche con Rai, no? Con tutti i media, qualcosa verrà, probabilmente si muoverà, ci tenga informati. Ci auguriamo, io vi ringrazio per la collaborazione, il supporto e il sostegno, perché le autorità fino adesso sono state in silenzio. E non è colpa nostra, cioè noi da soli non ce la facciamo. A tenere puliti i fossi, come si fa? Ci vogliono macchinare, cose. Noi il nostro lo facciamo, ma deve essere un lavoro fatto anche, insieme. Anche gli altri devono fare il loro, naturalmente. Sì, anche perché noi paghiamo le tasse. E qui a Terni abbiamo la tassa in provincia del Tevere Nera, che è specifica per questi interventi. Quindi vogliamo sapere i nostri soldi che fine fanno, perché se qui non vengono investiti, siamo veramente curiosi di sapere dove vanno. Mi raccomando, segretario, ci tenga aggiornati anche quotidianamente. Siamo a disposizione. Lo farò. Grazie mille, davvero. Grazie. In bocca al lupo. Buona giornata. Salve. Trevi. Grazie, arrivederci. Duplice iniziativa a sostegno delle attività degli under 40 a Terni. La Direzione Istruzione e Cultura del Comune ha pubblicato due bandi rivolti al mondo giovanile. Uno riguarda un concorso di idee per la selezione di murales, l'altro il sostegno ad attività imprenditoriali e commerciali. Il Comune indice un concorso allo scopo di selezionare bozzetti per la realizzazione di murales quale forma di arredo urbano. Il tema da sviluppare è Terni e il suo territorio, eccellenze ambientali e tradizioni. La partecipazione al concorso è aperta ad imprese, lavoratori autonomi con partita IVA e associazioni, residenti o aventi sede nel comune di Terni. L'altro bando intende finanziare tramite contributo l'avvio di 4 attività imprenditoriali, artigianali, commerciali da parte di giovani organizzati sotto forma di associazione, cooperativa o impresa. L'oggetto della nuova impresa deve rientrare preferibilmente nel campo delle energie rinnovabili, del riutilizzo dei beni immobili, del riuso e riciclo dei beni strumentali, dell'innovazione di servizio e di prodotto sostenibile in tema ambientale. Nell'ambito sociale e sanitario, in tutte le sue forme, in campo agricolo, nuove forme di coltivazione, commercializzazione e distribuzione, sviluppo del turismo, trekking esperienziale, cicloturismo, arte, cultura e spettacolo. Tutte le informazioni utili sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Terni. Il mercatino settimanale del mercoledì a Terni si farà nel centro storico. La decisione di spostare il mercato del mercoledì in centro è stata presa a livello politico dopo aver ascoltato tutti gli interessati e resta confermata pienamente. Lo ha ribadito l'assessore al commercio Stefano Fatale. Ci sarà da aspettare però l'anno nuovo. La proroga per l'utilizzo dell'area dello Staino fino al 20 gennaio si è resa necessaria sulla base dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato Fatale, per evitare assembramenti più grandi nelle aree centrali della città. Purtroppo ci troviamo ancora una volta costretti a fare i conti con le conseguenze della pandemia e delle normative di riferimento. Restiamo però convinti della scelta condivisa per lo spostamento del mercato settimanale, sostiene l'assessore, tanto che si stanno predisponendo tutte le misure necessarie e si sta procedendo anche all'assegnazione dei posti. Non appena dunque le condizioni relative alla normativa di contenimento del Covid lo consentiranno, il mercato del mercoledì sarà spostato in centro. Il mercatino era stato trasferito dal Foro Boario a Vocabolo Staino, un'area da subito ritenuta non idonea dagli ambulanti, con le polemiche che non si sono mai placate.
L'Istituto Tecnico Tecnologico San Gallo di Terni propone il fine settimana dedicato all'Open Day, 2 giorni per conoscere, anche se in modo virtuale causa Covid, offerta formativa, laboratori, aule e didattica di uno degli istituti più importanti della nostra regione, che conta attualmente circa 900 studenti. Virtuale, abbiamo detto, causa coronavirus, ma saranno momenti intensi e approfonditi in ogni caso. Noi ne abbiamo parlato con la dirigente, la professoressa Cinzia Fabrizi. Domani è Open Day, giusto? Ce ne parla? Domani è Open Day, è un Open Day particolare perché è un Open Day che naturalmente avrà la struttura di un Open Day virtuale, però abbiamo dato appuntamento ai genitori, alle famiglie, ai ragazzi che quest'anno stanno frequentando l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado per venire a visitare il nostro istituto. Faremo comunque un tour virtuale della nostra scuola perché i nostri docenti si troveranno comunque all'interno dell'istituto e faranno la loro diretta dai laboratori. Quindi avremo comunque modo di far vedere i nostri laboratori, le attività che si svolgono, di mettere in contatto le persone che in questo momento stanno cercando di decidere appunto per la scelta del prossimo anno per la scuola superiore, di metterli in contatto con i nostri docenti, anche con alcuni nostri studenti che faranno una loro testimonianza per poter dare delle informazioni, speriamo il più possibile complete e chiare, in modo che ognuno possa scegliere avendo una conoscenza completa e puntuale della situazione delle varie scuole. Certo, intanto quanti studenti ci sono lì? Complessivamente la scuola adesso ha circa 900 studenti, quindi insomma incomincia ad essere una scuola abbastanza grande. L'anno scorso ci sono state 10 classi prime, quindi direi che è una scuola in forte ripresa, perché appunto dopo alcuni anni, insomma una decina d'anni fa, c'era stato un momento di calo nelle iscrizioni, ma adesso sono 6, 7, 8 anni che invece c'è un trend costante di crescita e di forte attenzione nei confronti della nostra scuola, e questo insomma ci fa piacere. Lei parlava di laboratori, quindi quali sono le specialità che trattate? Allora, nella scuola ci sono vari indirizzi, perché noi abbiamo l'indirizzo di informatica e telecomunicazioni, di elettronica, elettrotecnica, automazione, l'indirizzo CAT, che è l'indirizzo di costruzione, ambiente e territori, quindi quello che un tempo era il corso per geometri, abbiamo l'indirizzo di chimica e biotecnologie sanitarie, e poi abbiamo anche, questa è una novità, il nuovo indirizzo nell'ambito dell'indirizzo di logistica, l'indirizzo di costruzione del mezzo, che è un indirizzo proprio per coloro che hanno un po' la passione dei motori e che vuole portare ad una formazione specifica sui nuovi mezzi di trasporto, anche con le nuove tecnologie, quindi mezzi di trasporto elettrici, ibridi, eccetera. E questo è il nuovo indirizzo. Ognuno di questi indirizzi utilizza almeno 3 laboratori, e questo mi dà l'idea, insomma, della complessità poi della struttura. D'altronde l'Istituto Tecnico si caratterizza proprio per questo, cioè la formazione, pur avendo alle spalle una solida formazione culturale, perché il tecnico comunque deve avere una base appunto culturale forte, ma poi sperimenta le cose che studia, e per poterle sperimentare ha bisogno chiaramente di avere dei laboratori, che abbiamo rinnovato negli anni grazie ad una collaborazione stretta con la Confindustria Umbria e al sostegno economico importantissimo che abbiamo avuto da parte della Fondazione Carit. Quindi mi pare di capire che siete ben incardinati in quella che è l'economia della formazione dello studente, che un domani dovrà diventare lavoratore anche proficuo per un'azienda, o no? Mi sbaglio, è così? Sì, diciamo che c'è questo aspetto. Sicuramente il capitale umano per le aziende è fondamentale, però io credo che sia importantissimo per lo sviluppo del singolo ragazzo avere una propria formazione che poi possa essere in linea con le proprie passioni, con le proprie attitudini, ma che poi possa essere anche spendibile nel mercato del lavoro, perché comunque il diritto al lavoro, il lavoro è, diciamo, uno strumento con cui si realizza la persona umana, e quindi il fatto di potersi collocare nel lavoro credo che sia importante dal lato delle imprese, ma ancora di più
per quello che riguarda lo sviluppo della persona umana. Lavoro che può arrivare alla fine dei 5 anni o dopo con la prosecuzione degli studi, perché noi abbiamo una percentuale che è sempre anche crescente, intorno al 30% di ragazzi che decidono comunque di proseguire gli studi anche dopo aver conseguito il diploma. Ingegneria in particolare, suppongo. Sì, ingegneria è la facoltà sicuramente più gettonata, ma anche informatica, ma anche adesso il settore anche delle professioni sanitarie, perché comunque l'indirizzo di chimica e l'indirizzo anche di biotecnologie sanitarie apre anche a questo tipo di mondo, non solo chimica industriale, quindi insomma l'inserimento in un'azienda chimica, ma anche la chimica più orientata al mondo delle professioni sanitarie. Quindi fermo restando che domani c'è questo appuntamento, l'ultima domanda che voglio farle in chiusura invece, quanto ha faticato, professore, saper mettere tutto a posto visto la pandemia? Beh, il lavoro è stato notevole ed è un lavoro che ha coinvolto chiaramente tutto il personale, da tutti i docenti, tutto il personale amministrativo, tecnici, eccetera. E poi bisogna tener conto che gli istituti tecnici sono comunque rimasti aperti, perché i nostri studenti stanno comunque venendo a scuola. Stanno venendo a scuola 2 giorni alla settimana per fare le attività di laboratorio. Certo, ci siamo resi conto dell'importanza assoluta delle competenze digitali da parte degli studenti. Ed è per questo che dal prossimo anno tutte le classi prime utilizzeranno la metodologia BIOD, cioè dovranno utilizzare un iPad quotidianamente nelle loro attività, perché comunque avere delle competenze digitali che diventino strumentali al percorso di formazione è oramai indispensabile. E quindi questa è l'offerta formativa che abbiamo deciso di proporre. L'importante è appunto optare per un indirizzo di studi di tipo tecnico, aperto all'innovazione anche sul fronte digitale, perché tutti i ragazzi che si iscriveranno in questa scuola, avranno la possibilità di formarsi su quelle che sono le competenze digitali oramai indispensabili per un cittadino. Allora, Preside, prima che chiudiamo, no, mi pare che ci sarà anche da ricordare una figura importante che interverrà adesso, in quale maniera ce lo spiegherà lei. Di chi si tratta? Sì, ecco, noi abbiamo appunto l'Open Day domani e dopodomani e avremo il piacere di avere domani con noi alle 15:30 il dottor Antonio Alunni, presidente di Confindustria Umbria, e sarà presente con noi, parteciperà quindi all'incontro online proprio per sottolineare il rapporto costante che c'è da anni tra la scuola e il mondo imprenditoriale, il mondo economico dell'Umbria. E poi invece domenica parteciperà l'ingegner Cioffi, presidente dell'ITS Puglia, e quindi ecco, avremo la possibilità di far sentire anche la voce di qualcuno che si trova all'esterno della scuola e che potrà appunto sottolineare l'importanza degli studi tecnici per i ragazzi e per i giovani della nostra città. Allora, ci ripuntualizzi orari, tappe, eccetera, di questi 2 giorni all'insegna della tecnologia. Sì, allora sabato 12 a partire dalle 15:30 inizieremo con un incontro di presentazione della scuola in cui ci sarò io e parteciperà appunto il dottor Antonio Alunni, presidente di Confindustria. Poi la visita virtuale continuerà online e percorreremo appunto un tragitto all'interno dei vari istituti, dei vari laboratori della scuola. Domenica 13, sempre a partire dalle 15:30, invece il nostro insomma, compagno di viaggio sarà l'ingegner Cioffi, sempre alle 15:30, e poi si proseguirà anche in questo caso con il tour dei laboratori. L'ingegner Cioffi è il presidente dell'ITS Umbria, quindi è anche appunto una persona che ci può illustrare anche come una formazione tecnica può poi proseguire anche con una formazione di eccellenza proprio attraverso anche l'ITS Umbria. Grazie, preside, perché la chiamiamo così, Grazie a voi. non si offenderà se la Grazie. chiamiamo No, così. no, non mi offendo. Grazie, grazie Grazie, mille. arrivederci. Arrivederci. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.